Bienvenido. Estamos listos. Siamo pronti per un'altra pillola di grammatica. Sì, estamos listos. Siamo pronti. Ma conosci la differenza fra ser guapo e estar guapo? Ser bueno e estar bueno? Beh, oggi scoprirai qual è la differenza tra Ser y estar. Approfondiremo questo tema molto particolare. Hola! Ciao, sono Antonella, la tua insegnante di spagnolo e oggi scoprirai insieme a me gli usi di ser y estar, due verbi molto particolari in spagnolo. Adesso vedrai l'utilizzo di serie star nelle descrizioni fisiche. Ti già preannuncio, come detto nel video anteriore, che ser si usa quasi sempre per descrivere il carattere o la personalità, appunto di una persona e l'aspetto fisico. Ma se io devo dire una persona es delgada e está molto delgada, lo posso dire? Ma c'è una differenza. Se ti ricordi bene, ti avevo spiegato che ser si usa per quelle caratteristiche diciamo permanenti, anche se non mi piace molto utilizzare questa parola, mentre star per delle situazioni momentanee eh, che prevedono poi un cambio. Quindi se dico ese chico está delgado o Maria está delgada, vuol dire che ho rivisto Maria da tanto tempo e l'ho trovata dimagrita. Di seguito ti presento i... gli aggettivi per descrivere le persone fisicamente, alto e bajo. Moreno, scuro di capello o di carnagione, rubio o rubia, biondo, castagno, pelirrojo, cioè de capelli rossi, guapo e feo, bello e brutto, robusto e forte, cioè di corporatura muscolosa, delgado e gordo, magro e grasso, joven e mayor, para decir giovane e adulto. Quando parliamo molte volte si usa il diminutivo di alcuni aggettivi, come gordito o bajito. In spagnolo è es frequente usare, ad esempio con degli aggettivi come grasso o basso, usare il diminutivo. Quindi invece di dire gordo dirai gordito o gordita, bajo dirai bajito o bajita. Aggettivi per il carattere. Abierto, timido, aburrido, cioè noioso. El contrario es divertido, divertente, gracioso, graciosa y majo, que se usa mucho en España. Perder una persona extremadamente simpática es sociable, Simpático, antipático, extrovertido, introvertido, tacaño, tirquio, generoso, creído y amable. Creído quiere decir superbo, altezoso y amable, gentile. Estudioso y traba trabajador. cioè lavoratore il contrario è vago e perezoso cioè pigro responsabile e serio listo, intelligente sarebbe e tonto, stupido soso è una persona un po' insipida senza contenuti avierto e timido tranquillo e nervioso travieso travieso lo uso tanto per i ragazzini a volte quando sono a scuola cioè monelli torpe è una persona un po' impacciata Poi abbiamo alegre y triste, y cobarde y valiente, cioè codardo y e coraggioso. Parte del viso, la cara: los ojos son verdes, azules, marrones o negros, si parliamo de colores. Nella forma grandes o pequeños, claros, oscuros o achinados, cioè a mandorla el pelo y capelli. podemos decir el pelo es o tiene el pelo largo, lungo, corto, canoso, cioè capelli bianchi, ondulado o rizado, ricci, liso, Pero el color rubio, moreno, castaño o podemos decir es calvo, per dire senza capelli o es peli rojo o pelirroja. la nariz, el naso o la boca, la nariz es o tiene la nariz pequeña y grande, larga polunga, chata, a patata o aguileña, ligeramente un poco, puntiaguda, apuntita. La boca puede ser pequeña o grande. Tiene labios finos o gruesos, labios sotil o carnosos. Tiene la piel morena, clara oscura o la piel con lunares y pecas, ney el endígene. Lleva barba o podemos decir tiene barba. Lleva bigote, cioè baffi, e lleva gaffas, cioè indossa gli occhiali. Come ti dicevo prima, estamos listos, siamo pronti per cominciare una nuova avventura. Sì, perché in spagnolo diciamo estamos listos, ma esiste anche la parola somos listos con il verbo ser, ma qual è la differenza? Somos listos vuol dire essere intelligenti e star listo vuol dire essere pronto. Così come la differenza tra ser bueno e estar bueno. Es una chica, esa chica es buena cantando. Cioè è brava a cantare, quindi ser bueno significa essere bravo, essere anche buono di animo. E estar bueno, bueno vuol dire essere sano, nel senso di essere guarito, o avere un buon sapore quando parliamo del cibo, o star bueno quando ci riferiamo ad un uomo, ad esempio, particolarmente affascinante. Ma se in spagnolo abbiamo questa differenza tra ser e estar, in italiano usiamo quasi sempre solamente il verbo essere. Lo spiega bene il poeta uruguayo Mario Benedetti, uno scrittore che io adoro, nella sua poesia Ser y Estar, una poesia davvero difficile eh, da tradurre, dove lui espone chiaramente le differenze e gli usi fra questi due verbi veramente particolari. Beh, in inglese abbiamo sempre il solito to be, quindi diciamo che per gli italiani, ma anche per gli anglofoni, è molto difficile a volte capire l'uso di questi due verbi. In realtà abbiamo anche noi in italiano il verbo stare e ad esempio abbiamo espressioni come stare attenti, stare tranquilli, stare zitti, stare bene o male, ma non abbiamo aggettivi che cambiano in base all'uso di ser o estar, di essere o stare. Questa cosa è una caratteristica dello spagnolo. Noi abbiamo laddove lo spagnolo usa ser e estar, noi abbiamo soltanto la traduzione di essere. Perché in spagnolo ci sono appunto degli aggettivi che se noi utilizziamo ser, se noi utilizziamo estar, cambiano di significato. Ad esempio, malo o mala, ser malo vuol dire essere cattivo di animo. Estar malo o estar mala vuol dire essere ammalati. Molesto o molesta Ser molesto è una persona che infastidisce gli altri. Una persona fastidiosa. E estar molesto vuol dire che la persona è infastidita da qualcosa. E voglio condividere con te l'espressione curiosa di cattolico. Sì, cattolico. Perché ser cattolico vuol dire essere di religione cattolica. Ma non estar Cattolico vuol dire non sentirsi bene, cioè essere ammalati. E gli esempi che ti dicevo all'inizio, ad esempio, uh, guapo, ser guapo e star guapo. Ser guapo vuol dire una persona che è bella sempre, uh, di solito fisicamente ovviamente, e star guapo vuol dire che quella persona, oggi in particolare, in particolare, è molto molto bella perché magari si è vestita bene, ha um, cambiato pettinatura. Ad esempio l'aggettivo moreno o morena. Ser moreno o ser morena vuol dire avere la carnagione scura. E star moreno e star morena vuol dire essere abbronzati. Potrei continuare all'infinito con la serie degli aggettivi che cambiano di significato in base all'uso di essere star, però mh, sarà oggetto piano piano di approfondimento nei prossimi video. Intanto, mh, fai tesoro di questi esempi che ti ho appena dato. Adesso sicuramente hai un quadro della situazione più eh, completo rispetto all'utilizzo di ser e yes star. Non ti scoraggiare, all'inizio bisogna un po' prenderci la mano, ma con esercizio e pratica sono sicura che non ti sbaglierai. Ti invito a seguirmi su Instagram, spagnolvivo.it, dove mh, troverai dei consigli utili, eh, delle pillole di grammatica di approfondimento ai temi che tratto su YouTube. Brevi ma efficaci. Non dimenticarti di lasciarmi un commento e dimmi come eres. Mi piacerebbe sapere come sei, soprattutto di carattere. Fisicamente eh, non è necessario, ma mi piace che tu ti possa descriverti eh, affinché io impari a conoscervi un po' di più. Lasciami inoltre un commento su altre cose che ti piacerebbe imparare. Iscriviti al mio canale per non perdere le prossime novità e i prossimi consigli. E ricordati che se vuoi essere felice impara lo spagnolo.